Amico Loreto Giovannone, architetto da Giovannone, e l'amico del professor Alvise Manni. Allora, curiamo la rubrica del martedì dedicato appunto all'altro risorgimento, cioè alla storia purtroppo mai raccontata. E vorrei ancora precisare, ancora una volta, penso che anche per tua volta, che il nostro scopo è soltanto quello di dire come è stato fatto il risorgimento, come questo è avvenuto. E con questo non si vuole mettere in discussione l'Italia unita, ma si vuole soltanto enunciare il modo con cui questo è avvenuto, quel modo criminale in cui questo è avvenuto. Pertanto, stasera ci sono altri episodi, diciamo, veramente tristi che sono avvenuti in quel periodo, cioè gli italiani che hanno voluto o volevano unificare altri italiani, poi alla fine purtroppo li hanno venduti a loro volta, come dimostrano anche i documenti che già la scorsa puntata ci ha dimostrato l'amico architetto Loreto Giovannone. Allora, vi lascio la parola, quindi Loreto o tu Alvise parlate, e quindi introduciamo subito questo argomento che riguarda appunto lo Spaventa, le ferrovie, tabacchi, miniere, eccetera. A voi la parola, prego. Ecco, allora mi intervengo io. Innanzitutto, Prego ecco, Alvise, prego, prego. oggi mi si dovrebbe poter vedere, la telecamera sembra che funzioni, l'audio pure. Ringrazio e saluto tutti, gli ascoltatori. Siamo al nostro terzo appuntamento di martedì. Abbiamo scelto questo orario dopo cena perché pensiamo che sia più comodo anche per chi ci ascolta. Cercheremo di rimanere nei tempi previsti, come abbiamo detto le volte precedenti, cioè un intervento di 45 minuti per essere sì sull'argomento, approfondire, ma non essere eccessivamente lunghi per non stancarci. Allora, oggi con Loreto, che vedo in linea, riprenderemo il discorso da Silvio Spaventa, giusto, Loreto? Sì, esatto. Allora, dici, con che cosa volevi ritornare per chiudere con la volta precedente e affrontare, come dice il titolo, questi argomenti ferrovie, tabacchi e miniere, eccetera, eccetera? L'altra volta abbiamo visto come le decisioni prese a livello di Ministero dell'Interno, nella sezione 1, divisione 1, furono importantissime per molti dei migliaia, delle migliaia di meridionali che furono spostati nei campi di concentramento. Furono talmente importanti che determinarono il loro destino e il destino di almeno tre o quattro generazioni future. E l'importante ruolo di Silvio Spaventa è delineato in una sua lettera al ministro Peruzzi dopo i fatti di Torino. In questa lettera è molto chiaro, lui scrive al suo ministro di circa 12.000 persone spostate dal meridione al nord Italia. Di queste 12.000 persone costrette a lavorare, quasi tutte costrette a lavorare, sappiamo quali furono i loro destini. Sono i documenti delle autorità locali, dei delegati del governo, che ce lo dicono chiaramente. Molti furono mandati in miniere, sia in Sardegna che nell'Isola d'Elba. E come avevamo già detto l'altra volta, anche nel nord Italia. Sagliano Micca è uno dei luoghi di destinazione e sappiamo che Sagliano Micca c'erano miniere aurifere, piccole miniere aurifere. Ma vorrei poter leggere un piccolo passo di questo testo che riguarda strettamente l'azione e le opere di Silvio Scusa, Spaventa. scusa, Loreto, ripresenta il testo perché non era a fuoco. Rimettilo a favore di telecamera perché non si poteva leggere bene il titolo. Ecco, Silvio Spaventa, lo Stato e le ferrovie del 1876. Sì, il libro è recente.
è molto più recente. E è incredibile come viene presentato il personaggio Spaventa. In realtà, io lo conosco come deportatore di meridionali e lui riusciva a lavorare indefessamente, cioè documenti indefessamente, sia alla sezione 1, divisione 1, sia alla sezione 7, divisione 4. Nella sezione 7, divisione 4, lui nominava il personale carcerario. Invece nella divisione 1, sezione 1, come abbiamo già visto l'altra volta, era l'ufficio del domicilio Coatti all'interno del Ministero degli Interni, divisione 1, sezione 1. Il personaggio Spaventa viene presentato in questo libro in questo modo, ma l'accusa, leggo testualmente, e siamo nella introduzione, l'accusa di voler soffocare, distruggere e assorbire ogni attività individuale e di voler giustificare in forza di un malinteso concetto di Stato qualunque arbitrio o tirannia risulta a Spaventa ed è senz'altro privo di fondamento. La battaglia per la giustizia dell'amministrazione che portò all'istituzione della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato molti anni dopo, alla fine dell'Ottocento. L'attenzione costante verso la tutela delle minoranze è incredibile, incredibile, la tutela delle minoranze. Beh, diciamo che col tempo si è rifatto una verginità, diciamo. Che devono, continuo e chiudo e finisco, che devono trovare protezione e garanzia nella legge. Io sono rimasto, quando ho letto queste poche righe, io sono rimasto esterrefatto. Ma com'è possibile avere sempre sul tavolo verde due mazzi di carte e giocarle così, amabilmente, truccando ogni volta il gioco e raccontando un mare di balle? Ma com'è possibile? Perché questo paese ogni volta cambia le carte in tavola? Chiediamocelo, chiediamocelo. Perché abbiamo bisogno continuamente di che ci raccontino delle frottole? Perché? Perché? Adesso noi stiamo cercando di rimettere un po' ordine tra queste carte. Allora, ci dicevi Silvio Spaventa e le ferrovie. Qual è la connessione? Ma lui fu incaricato della nazionalizzazione delle ferrovie. Ma in realtà a me quello che ha interessato fino ad ora è studiare la sua azione, la politica repressiva, appena dichiarato il Regno d'Italia, e l'azione di governo, l'azione di governo che viene dal Ministero degli Interni. Questa azione porta a diverse frange, diverse destinazioni. Queste persone che furono deportate, che sono l'argomento di cui io mi occupo, in realtà andarono come destinazione certa, perché ci sono le carte che ne parlano, i documenti che ne parlano, andarono in diversi luoghi, in diversi lavori. I lavori che, come abbiamo già detto, sono quelli delle miniere, quelli delle saline, quelli delle ferrovie anche, nella parte qui toscana, andarono a lavorare anche nei porti delle isole dove c'erano gli approdi che arrivavano questi piroscafi. Ovviamente tutto quello che vi dico è ben documentato, però io rimango stupito, molto stupito della capacità di raccontare cose non vere e di mistificare sul personaggio, mistificare. E non torna, c'è qualcosa che non torna.
lo stesso Benedetto Croce, come abbiamo visto l'altra volta su quella introduzione del libro, bypassa tutta l'attività, persino l'opera della nazionalizzazione delle ferrovie, che fu molto importante, la bypassa, e dice che lui in fondo di questo suo zio gli interessa semplicemente l'azione nella, come abbiamo detto prima, nella quarta sezione del Consiglio di Stato. Ma si celebra questi personaggi, come lo hanno fatto anche i padri costituenti subito nel 47, però la realtà purtroppo, purtroppo è un'altra. Questo è incredibile, cioè qui c'è proprio una tratta di schiavi, cioè qui non so se chiamarla un'unità d'Italia questa. Cioè... Furono obbligati per decreto legge nel 1866, questo decreto fu ufficializzato perché tennero una situazione talmente al di fuori di qualsiasi regola, di qualsiasi norma, che fu ufficializzata con un decreto regio. E obbligati a lavorare. Non tutti lavorarono, perché chi era in grado aveva una sussistenza, chi aveva denaro poteva sopravvivere pagandosi il domicilio coatto, il periodo del domicilio coatto, ma ovviamente non tutti potevano, molti di loro avevano famiglie, avevano figlioli. Quindi volevo dire, certamente si è voluto stendere, diciamo così, un velo pietoso su queste attività per ricordare solo l'attività, diciamo, legata alla giurisprudenza in un certo tipo, per un certo qual modo. Però, dicevo, è l'anno in cui, erano gli anni in cui appunto le ferrovie bisognava potenziare. Ricordiamo che è stato il regno borbonico, seguito da quello pontificio, sono stati i primi a fare, come si dice, navigare i treni. Il primo in assoluto era Napoli Portici, se non ricordo male, 39, sono quasi sicuro, ero indeciso fra il 38 e il 39. Comunque, sembra meglio ancora allora, io pensavo 49. No, 39, e certo era la Napoli Portici, e cioè un tragitto tra una regge e un'altra, e magari più ad uso della corte o delle persone che potevano, sì, in qualche, diciamo, modo, sì, frequentare la corte, ma è sempre una ferrovia. E poi ricordiamo la Roma Frascati, se non erro, e qui siamo nello Stato Pontificio. Il regno della sardo e piemontese sicuramente da questo punto di vista parte successivamente. Poi c'è però fatta l'Italia che bisogna estendere le ferrovie, quindi giustamente Spaventa si sarà occupato con la sua efficienza anche di questo argomento, perché bisognava fare i vari tronchi che magari erano stati progettati o iniziati dai governi preunitari, però bisognava raccordarli e magari terminarli o modificarli. Io per esempio con il nostro centro studi Civitanovesi abbiamo trattato qualche anno fa il tronco Civitanova Macerata Fabriano, che poi si mette nella linea che è Ancona Orte Roma, e adesso usciremo fra qualche tempo con appunto il tratto Ancona Pescara, che è quindi quello adriatico. Era un problema importante, perché con le ferrovie viaggiavano le merci più che i viaggiatori all'epoca, e poi viaggiavano le truppe. Ecco, con le ferrovie viaggiavano i soldati, che si potevano spostare e mobilitare con una certa celerità rispetto invece ad altri tipi di spostamenti. Ma volevo sapere da Loreto, tu hai citato appunto le miniere, hai citato le ferrovie e i tabacchi che abbiamo messo nel titolo? Certo, alla Capraia c'era uno stabilimento della cui chiusura fu prorogata appositamente, e i tabacchi nell'arco di pochi anni per il gettito dello Stato furono molto importanti. Questi operai furono messi a lavorare, schiavi meridionali schiavizzati furono messi a lavorare per esempio la Capraia, ma anche nelle saline dell'isola di San Pietro, e oltre che le vicine limitrofe miniere.
anche nei porti. Poi io ho trovato personaggi che furono persone che furono, e qui c'è anche la contabilità nell'isola della Rocchetta, ecco, nell'isola, sia nel porto di Rocchetta, sia nell'isola che la Palmaria, che subito dopo lì a fianco alla Spezia, insomma, il mare, subito il mare. Lì c'è un forte Cavour, lì c'è la contabilità addirittura di qualche anno successivo di questi detenuti che furono messi a lavorare, a fare lavori impiegati nella muratura. Quindi stiamo parlando dell'arcipelago toscano e delle isole e comunque dei porti liguri. Sì, ma guarda, abbiamo documenti che li mandarono anche a Lipari. A Lipari c'erano le cave di Pietra Ponce. Decine di persone furono mandate a Lipari. Anzi, se permettete, ecco, se ci puoi fare una citazione testuale, insomma. Sì, una citazione testuale dai documenti. E vorrei potervi leggere un elenco di tutti questi che abbiamo trovato, che erano destinati, dal Giglio furono mandati a Lipari. Proprio semplicemente i nomi, per esempio, D'Ambrosio Rosa, di Sicignano, anche la provenienza, che era in Rio, D'Acquisto Maria di Raffaele a Centola, di Centola, che era in Giglio, D'Acquisto Rosolina di Raffaele, che era di Centola, sempre che era al Giglio, e così via, ce n'è. Farao Maria Gaetana di Pietra, di San Biasio, Cosenza, poi ancora Mirra Maria di Antonio, che è di Campagna, che era al Giglio, De Maio Filomena di Michele, che era sempre di Campagna, che era in Giglio. Insomma. Ce n'è una quantità incredibile di persone che furono mandate all'isola dal Giglio a Lipari. Lipari era un altro luogo di destinazione, ma anche le Tremiti furono luoghi di destinazione. Non furono solo l'arcipelago toscano, furono anche luoghi di terraferma come Livorno, come Pisa, come Finale Ligure, che allora era divisa in tre comuni, in tre diversi comuni. Ho capito. C'è una quantità incredibile, ma anche nell'entroterra, nella terraferma, sia a Lucca, Pistoia, guardate, una quantità enorme, c'è un po' dappertutto. Abbiamo visto dal Tirreno all'Adriatico, e mi dicevi anche che fu usato il porto di Ancona per certi spostamenti, vero? Assolutamente sì, anche il porto di Rimini, addirittura le carceri malatestiane furono ristrutturate in quel periodo. Gli atti parlamentari sono una testimonianza certa, perché in quegli anni furono stanziati finanziamenti per la ristrutturazione di queste carceri, per esempio Rimini, in questo caso Rimini. Ho capito. Invece, per entrare più nei dettagli delle miniere, magari parliamo delle miniere sarde, queste Sicilia. Come? Anche dello zolfo in Sicilia. Ah, certo. Però ecco, ti dicevo, Loreto, per quello che ti risulta, ci sono anche tracce di rapporti con, adesso potremmo dire, multinazionali estere legate agli interessi minerari? Ah, assolutamente sì. La società Monteponi, per esempio, che nell'Iglesiente fu trasportata a Torino proprio per avere un controllo diretto di tutte le attività, e furono fondate società quotate in borsa a Londra, e sembra che a gestire un po' questi accordi ci fu Gustavo Cavour, fratello di Camino, e ovviamente rappresentanze, ministro plenipotenziario qui in Toscana e in Piemonte degli inglesi. Quindi c'è la relazione Serra, la relazione Serra, scusa, e poi ti passo la parola. La relazione Serra parla chiaro, ci sono gli accordi su tutti i tipi di
minerali, come il rame, per esempio, dove fu fondata una società proprio tra Vittorio Emanuele e gli inglesi, che non vengono citati, ma fu quotata in borse e anche con il capitale sociale, insomma, è tutto ben scritto. Sir James Hudson fu il rappresentante qui in Italia, in terra italica, che poi fu nominato incaricato speciale per l'esposizione del 1862 a Londra, il luogo dove furono presi i maggiori accordi per i commerci minerari. Quindi un expo dell'epoca. Sì. Quindi queste quasi ingerenze straniere, comunque accordi con persone e società o ditte che erano interessate alle estrazioni dei metalli in Italia, per arrivare primi probabilmente, per avere accordi migliori. L'Inghilterra e la Francia furono particolarmente interessati, e la maggior parte della produzione mineraria italiana di quel periodo andò verso la Francia e l'Inghilterra. Noi di forni fusori ne avevamo pochi, e le quantità che venivano utilizzate qui sul territorio nazionale erano veramente di modesta entità. Poi ci sono i rapporti che parlano molto dei commerci, soprattutto con il porto di Liverpool, verso i porti inglesi e i porti di Liverpool. Questi rapporti consolari specificano bene anche le quantità e i porti di provenienza. Quindi guardate che queste sono notizie che non sono nascoste, sono evidentissime. I rapporti consolari sono accessibili da tutti gli storici, insomma, anche non storici come me, che non ho questa ambizione, che, come vi ho sempre detto, ma che mi piace ricercare e di approfondire le mie lacune, insomma, colmare le mie lacune. Sono notizie che penso per i più sono nuove o comunque poco conosciute, quasi inedite, e che fanno capire quanti interessi politici, militari, economici, più o meno palesi, più o meno sotterranei, girassero intorno a che si facesse l'Italia. Quindi belle parole, belle motivazioni, belli ideali, sicuramente, che potevano essere magari quelli trainanti di facciata, ma dietro, sotto, lavoravano anche interessi, come sempre. Non si fa una guerra che non ci sia sotto qualche altra motivazione meno nobile, purtroppo, e questo è soltanto la conferma. Insomma, sarebbe stato strano il contrario. Giusto, Loreto? Oddio, alla luce, col senno di poi, il ragionamento tuo torna, quasi torna, però qui siamo ancora infarciti di risorgimentalismi. Noi abbiamo appena qualche anno fa abbiamo festeggiato i 150 anni spendendo 4 miliardi di euro e rievocando cose che sono ben infarcite di menzogne, insomma, di cose, insomma, non tornano. Qui la realtà parla di deportazione, parla di schiavitù, parla di soprusi a livello governativo, non è uno scherzo. E qui ci siamo raccontati un'epopea che non esiste, che non c'è, insomma, sull'onda di quei fatti, che non sono quelli che stiamo raccontando noi, sull'onda di quei fatti c'è attualmente. Campiamo di rendita, ecco. Sì, è vero. No, è vero, perché questo ha prodotto anche un danno antropologico sulle popolazioni italiane, un danno antropologico notevole che poi si è accentuato con la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale
in cui il popolo italiano è andato completamente alla deriva con una classe dirigente che è uguale a quella di Spaventa, cioè di vendere il popolo italiano. Allora furono venduti gli italiani meridionali e anche in questa regione, come abbiamo visto, come appunto grazie a te Loreto sappiamo queste cose, anche io devo fare un appunto all'ottima osservazione di Alvise. Cioè, lui ha detto che questi fatti non sono quasi noti, pochissimi noti. In effetti, diciamo, uno degli aspetti proprio diciamo fondamentali per capire quanto è falsa la storiografia cosiddetta ufficiale, no? Quelle che segnano nelle scuole, o se vogliamo degli accademici, no? Le mie virgolette sono molto pesanti in questo caso. Devo far riflettere, cioè in effetti in Italia gli italiani credo che ci sia per gli italiani, l'Italia, quindi gli italiani, una forte come dire, esigenza di capire noi chi siamo e perché siamo arrivati a questa situazione. Cioè un paese che è nato praticamente senza sovranità, perché non dimentichiamo che l'Italia è una volontà inglese prima di tutto, poi francese, ma soprattutto inglese, perché dovevano creare uno stato unitario, in quanto che i Borboni si stavano sgargiando dalla corona britannica, perché ecco perché nasce l'Italia, per quel motivo lì, perché i Borboni, con Ferdinando IV di Borboni, comincia un atto proprio di distacco della Sicilia, cioè di avere una sua politica. Non dimentichiamo che la flotta borbonica era la seconda al mondo, non so se ve lo confermate anche voi, cioè aveva una flotta imponente, commerciale, eccetera, cioè quindi con Ferdinando IV di Borbone praticamente comincia proprio, vuol dire, una, se vogliamo, anche una certa espansione commerciale del Regno di Sicilia, ma aveva sempre però quella, diciamo, la cappa inglese contro, sopra di lei. Poi il fatto che possiamo dire che i Rothschild a Napoli non fecero tanta fortuna, no? Possiamo dirlo, vero Alvise? Sì, che no. Ecco, allora questa fu la prima mossa. Voi sapete meglio di me che i due deputati inglesi, Gladstone e Palmerston, cominciarono a diffamare, ma quindi, cioè, qui adesso vi prego di seguire questa tattica che ancora oggi è in uso da questi signori, e ancora oggi, perché c'è un filo conduttore che ci porta dal Regno di Sicilia, poi all'Italia fascista, la Germania nazionalsocialista e la Russia bolscevica, ma come anche altri paesi, i quali appena questi paesi cominciano una certa politica proprio, cominciano le denigrazioni, no? Per esempio i Borboni, i parlamentari inglesi, Gladstone e Palmerston, dissero delle cose orrende, addirittura si parlava addirittura di cannibalismo, tanto è vero che un pseudo storico inglese, Denix Mark Smith, un ignorante patentato che solo in Italia poteva trovare posto, cioè in un paese dei rinnegati, addirittura ha parlato che i siciliani o i meridionali erano carnivori, cioè una cosa pazzesca, cioè delle cose, insomma. E questi signori che fecero denigrazione per preparare l'opinione pubblica a un certo evento, poi 20 anni dopo passa, lo stesso Gladstone ammise che lui fece apposta a fare questo, e questo avvenne nel 1880, poco più di lì. Ecco, quindi vuol dire, loro hanno usato questo sistema denigratorio per raggiungere lo scopo, cioè quindi creare un'immagine, diciamo, pessimista, o se vogliamo un'immagine pesante verso il primo mondiale per giustificare certe cose, come fatti in questo caso da l'Italia. Io questi fatti, prego. No, dico la macchina nel fango, quindi ha origini antiche. Sì, no, ma infatti ancora oggi quello, perché con la Russia di Putin sta accadendo la stessa cosa, uguale, precisa, cioè loro un copione che è da un secolo e mezzo che lo usano a uso e consumo, infatti si vede. Quindi diciamo che questi fatti veramente fa riflettere, cioè qui abbiamo dei personaggi politici che si impongono come unire l'Italia, quindi fare l'Italia, che l'inno, fratelli d'Italia, ma davanti a questi fatti qui dobbiamo dire, ma che Italia abbiamo fatto, che Italia è nata, cioè, possiamo tornare, questo è il punto. Scusa Ubaldo, possiamo tornare un attimo indietro? Certo. È quello che conosco io, per poco che io conosco, sembra che fu Farini a descrivere il sud, il meridione, come una specie di Africa. Sì, anche lui, sì. Sono sue parole. Ma... Sì, è vero. L'ho letto anch'io queste cose, l'ho letto anch'io tempo fa,
Ma soprattutto lo sapevo che anche l'inglese Dennis McSmith, no, che tra l'altro non dimentichiamo che Dennis McSmith fece la seconda guerra mondiale contro di noi, addirittura anche, era anche un agente inglese, poi dopo guerra, come quelli che mandavano in pensione, lui si mise a fare lo storico, guarda caso in Italia. In Italia per due motivi, per raccontare una storia che solo lui sa poter inventare e per denigrare quello che è il nostro passato, salvo alcune eccezioni, chiaramente. Cioè, no, ma in effetti c'è un predecessore, scusami se ti interrompo. Prego. Jesse White Mario fa una descrizione di Napoli incredibilmente denigratoria di Napoli, sì, non è l'unico, del sud Italia, però attenzione, lo fa dopo l'aggressione, non prima. Sì, esatto. Lo fa dopo, sì. Dopo la questione dello stato sociale, che questo ne parleremo sicuramente quando ne avete voglia, sono disponibilissimo. Però volevo dire una cosa, come ho visto nell'ultima nostra conversazione, ci sono alcuni commenti e ci sono alcuni spunti interessanti, e ci sono delle domande che vengono fatte. Allora, per ora... Vorremmo dare una risposta almeno a una delle domande. Poi, se mi permetti, noi accettiamo volentieri il colloquio e lo scambio. Siamo disponibili a dare spiegazioni di qualsiasi natura, sempre su quel periodo e su questi argomenti. E se mi permetti, io vorrei segnalare, prima di dare una risposta, che la faremo dare a Miriam sul rapporto tra inglesi e Sud Italia, soprattutto la Sicilia. Prima di dare questa risposta che darà Miriam, vorrei mostrare la mia email dove posso raccogliere le domande e poi magari dare anche una risposta. E anche se le risposte è sempre darle pubbliche se possibile, ma anche perché si tratta di, quindi non di mail private, ma cioè, l'email sì, è arrivato a te, però è bello che poi queste le risposte vengono pubblicate. Prego. Sì, prego. La raccolta delle domande e delle osservazioni avvengono attraverso email, però poi ovviamente ne parliamo in pubblico. Esattamente, bravo, perfettamente. Sì. Come vuoi. In modo, ecco, io vorrei semplicemente mostrare la email in modo che chi ci ascolta o chi sentirà può. Ecco, fermo così a poco. Ecco, storia.italia@yahoo.it. Ricordo che abbiamo circa un quarto d'ora scarso per concludere il nostro intervento. Quindi andiamo con le risposte, dicevi, ai nostri. A chi allora, ci segue, i nostri la prima domanda, spettatori, oseremmo dire. Miriam, dai l'iPad, così facciamo un riassunto della domanda e così tu dai la risposta. Allora, a fare la domanda è Francesco Marrara tra i commenti e dice: vorrei avere un chiarimento sul regno duo siciliano. Molto spesso nella conversazione video, eccetera, si parla del regno delle due Sicilie legata a doppio filo con i potentati finanziari stranieri, tra i quali, se non sbaglio, la Gran Bretagna. Ora, di questa cosa lascio la parola a Miriam. Arriva. Va bene. Che è un debutto, per Miriam è un debutto, quindi. Sì, arriva. Ecco. Va bene, prego. Allora, aspettiamo la signora Miriam, che arriva. Buonasera signora. Ciao Miriam. Benvenuto, buonasera. Grazie. Quindi niente, lei ha visto, ha sentito la domanda, ecco, quindi sì. Ben volentieri accettiamo questa spiegazione perché la cosa interessa anche me, non solo chi ci ascolta. Prego. Allora, la risposta è semplice. L'Inghilterra aveva grandissimi interessi, soprattutto in Sicilia. Io vi posso parlare della Sicilia in quanto siciliano. E gli interessi erano le miniere di zolfo. Lo zolfo era una materia prima per l'industria inglese e gli inglesi avevano con la Sicilia un rapporto di assoluta e diretto contatto con le
con queste miniere, che erano di proprietà siciliana, però il commercio era esclusivamente con l'Inghilterra. Tant'è che io sono catanese, la linea ferroviaria di Catania è costruita in modo che lo zolfo che veniva dall'entroterra veniva direttamente portato al porto e da qui imbarcato e andava direttamente in Inghilterra. I Borboni avevano questi patti economici con l'Inghilterra e quando i re, alcuni, riuscirono a come si dice, diversificare il commercio e fare in modo che un po' di questo zolfo siciliano andasse anche in Francia, addirittura è successo una sorta di come si dice, incidente diplomatico internazionale, perché l'Inghilterra non voleva assolutamente che la Francia potesse entrare a scambiare questo zolfo siciliano, che era di ottima qualità ed era anche molto semplice da estrarre, perché le miniere erano a cielo aperto, quindi venivano coltivate tecnicamente molto semplicemente. E questo è lo zolfo. Poi c'era l'olio, perché l'olio siciliano fino al Novecento non era raffinato, quindi non era da tavola, non era da pasto, ma era esclusivamente un olio che serviva per gli ingranaggi delle macchine, quindi le macchine di sì. E l'ultimo, che poi è una sorta quasi di, come si dice, di elemento un po' anche folcloristico, è il vino. Che il Marsala, in modo particolare. Il Marsala, che noi chiamiamo la Marsala. Sì, sì. Come si dice? La Marsala, che era molto, era in Inghilterra, presente nella corte inglese, insomma, non solo, ma era molto bevuto, quindi anche questo faceva parte di una, diciamo così, di una parte privilegiata dei rapporti che c'era appunto tra il Regno Borbonico e la Sicilia, in particolare la Gran Bretagna. Sì, ma un attimo, la Marsala, prima di essere bevuta, era un liquore che era un vino che serviva per la conservazione delle carni, tant'è che serviva per il passaggio delle carni da sempre dalla Sicilia all'Inghilterra. Infatti una cosa un po' così, anche questa molto folcloristica, nelle scatolette della Simmental c'è la Marsala. Hai capito. Ancora oggi. Quindi diventa un cuore con gli inglesi. Beh, certo, ricordiamo che la conservazione dei cibi è sempre stato un problema, e proprio in questo periodo, nel periodo napoleonico, che nascono, se non erro, le prime scatolette che conservavano alimenti per le truppe, sempre, ritorniamo al motivo, diciamo, militare. Bene. Perché bisognava poter avere dei rifornimenti che potessero essere mantenuti e non essere deperibili e comunque dannosi per chi potesse mangiare. Non c'era sempre l'opportunità di avere carne da macellare sul momento e si facevano le prime scatolette. Quindi questo modo di conservare sicuramente andava in questa direzione. E poi non dimentichiamo che in Sicilia avevamo la Duchia di Nerzio, che era un territorio regalato agli inglesi dai Borboni al momento del ritorno dei Borboni a Nelson. Quindi infatti le scrittrici Bronte, non si chiamano Brontë, ma si chiamano Bronte, perché Bronte era appunto il paese della Duchia. Quindi gli inglesi nel regno delle Due Sicilie erano molto presenti ed avevano l'esclusiva commerciale. Ecco, diciamo anche troppo presenti, perché cercarono di impossessarsi della famosa isola Ferdinandea, adesso che mi viene in mente, quando negli anni 30, 31-32, adesso potrei sbagliare di qualche anno, a sud della Sicilia, e per un anno e passa, emerse questo banco sottomarino che gli inglesi chiamarono Graham, i francesi in un altro modo, però poi per fortuna i siciliani riuscirono a battezzare l'isola Ferdinandea, che poi scomparve dopo poco tra i flutti, e comunque fu uno di quei momenti in cui gli inglesi cercarono di prendere un altro lembo di Sicilia, insomma, senza riuscirci, per fortuna. Era importantissima perché era nel tratto di mare, quello vicino Malta, quindi insomma per loro era fondamentale la Ferdinandea. Ecco, quindi abbiamo citato anche l'isola che non c'è, perché adesso naturalmente ricordiamo si è rinabissata e sta a 7-8 metri sotto il livello del mare e non si vede naturalmente, e forse con un qualche altro terremoto magari
come si è una volta speriamo inabissata, magari riemergerà un'altra volta. Ma speriamo per la sfida di notte in questo momento. Ecco, diciamo che l'episodio di Lisa Fernandea fu proprio un atto di sovranità del Regno di Sicilia, che intervenne prontamente e insomma disse agli inglesi: questa è un, cioè, qui è cosa nostra, così dice, no? Insomma, l'isola appartiene a noi. E no, giustamente, no? Quindi ci fu questo atto dei Borbone, insomma, molto significativo, e che poi dopo, ripeto, con Ferdinando IV di Borbone, cioè il papà di Francesco II, l'ultimo re di Borboni, il quale insomma cominciò a dare un impulso molto forte al reame delle Sicilie, che poi terminò, perché la morte di Ferdinando IV di Borbone per me è dubbia, non fu una morte naturale, ma lì fu una morte provocata, secondo me. Poi venne suo figlio, Francesco II, il quale però non aveva il carattere del padre, era un po' deboluccio, basta vedere quando lui si incontrò a Bari con la futura moglie, la sorella di Sissi, cioè Maria Sofia appunto di Baviera, la sorella di Sissi era tra l'altro, e lui si incontrò in questo modo timido, tra l'altro poi a Gaeta, Maria Sofia animò le truppe, andò a, insomma, fu una protagonista dell'assedio. Sì, certo, e tra l'altro, secondo gli studi fatti anche dall'amico Loreto, il marito di Sara Miriam, addirittura Gaeta si ebbe la meglio perché iniettarono tra le truppe borbone del materiale accecante, qualcosa del genere, e che la guarnigione poi, insomma, tra una cosa e l'altra, insomma, su gioco forza dovette smettere di combattere, perché altrimenti non so quando andrà a finire lì, eh? Cioè, insomma, non so quando andrà a finire, nel senso che è stata molto dura. Potevano durare ancora, ricordiamo che l'ultima fortezza borbonica ad ammainare appunto il vessillo bianco e oro dei Borboni fu Civitella del Tronto, tre giorni dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Il 20 marzo Civitella si arrese, e questo costò appunto poi la fine abbastanza tragica di tutti i suoi difensori, praticamente, perché il 17 marzo Vittorio Emanuele II aveva proclamato il Regno d'Italia, ma in realtà c'era ancora una piccola fortezza nel Teramano che resisteva e che per tre giorni ha fatto sì che, per esempio, l'Inghilterra non riconoscesse il Regno d'Italia, perché ancora sventolava la bandiera dei Borbone sul suolo italiano, appunto, in quel di Civitella del Tronto, esatto. A sud delle Marche. Sì, ecco, ricordiamoci che ci siamo dati, che ci abbiamo ancora 5 minuti, intanto sì, ricordiamo che le ricerche di Loreto sono sempre fatte insieme a Mime, che oggi ha presentato con il video, ma è sempre insieme a Loreto per le ricerche. Sì, un secondo ricordo ai nostri amici che ogni anno a Civitella del Tronto c'è la ricorrenza di questo episodio, no? Certo, sì. Ogni anno si ricordano in primavera questa gloriosa... che è il mese di marzo, a marzo. A marzo, sì, perché l'anniversario è il 20. Dicevo, mancò appunto la fortuna, non il valore, per citare un'altra frase. Scusatemi, solo per concludere il mio intervento, che così appunto finisco, per avere idea del tipo di vita che c'era nelle miniere siciliane di Zolfo, basta leggere Rosso Malpelo di Verga, che era proprietario di miniere di Zolfo, quindi meglio di lui non c'era nessun altro che potesse, ecco, il verismo in presa diretta, proprio appunto. Lascio la parola a Lorenzo. Bene, per i saluti, grazie. Arrivederci ancora. Grazie. Eccomi di ritorno. Allora, visto che si parlava di vita in miniera, allora mi invitate a nozze. Perché a raccontare com'era la vita in miniera, effettivamente, scusate se mi permetto, ma è il poeta dei poeti, Gabriele D'Annunzio. Se mi date 5 minuti, sì, io vediamo, abbiamo 5 minuti ancora. Grazie. Allora, Gabriele D'Annunzio, insieme a due altri poeti, Cesare Pascarella e Edoardo Scarfoglio, fa due viaggi in Sardegna. Di questi due viaggi in Sardegna noi abbiamo traccia scritta, e di recente proprio la Nuova Sardegna ha dedicato
questi due viaggi di Gabriele D'Annunzio, non dimentichiamo che mi sembra l'anno scorso era l'anno d'Annunziano, giusto? Forse, Sì. forse sì, forse Sì, sì. era 2 o 3 anni fa. Comunque siamo qui, siamo in Siamo quegli anni. quindi a Amore e Battaglie. Allora, in questo testo che è stato ristampato dalla Nuova Sardegna, Ecco, se sentite da poco. abbiamo trovato una descrizione proprio quando parla di Masua. Una Sì. descrizione di come vivevano questi nostri malcapitati conterranei, questi nostri avi, e ve lo vorrei leggere, perché qui è Certo, molto chiaro. concludiamo con questa Sì, testimonianza letteraria. esatto, però Esattamente. ci lasciamo con questa testimonianza, però vorrei parlare la prossima volta Sì. anche di una questione molto particolare che mi sta a cuore. Io ho l'onore di essere testimonial non lombroso e c'è in questo momento una petizione sulla chiusura del museo Lombroso, Marco Ezechia Lombroso di Torino. E è una diatriba in corso che vede che è coinvolto anche altri musei, anche un museo fiorentino, tra l'altro, per la restituzione di questi resti umani, di cui, per esempio, a Firenze, la richiesta è stata fatta direttamente dall'Australia, dal governo australiano. Ma ne parliamo un'altra volta. A me piacerebbe che, siccome è in corso, questa raccolta di firme, mi piacerebbe dedicare, magari invitando anche un esponente del non lombroso, che sarebbero sicuramente disponibili a fare una conversazione così come la facciamo noi regolarmente, e a invitare, a visitare il sito nonlombroso.org e a capire anche le motivazioni del perché si chiede la chiusura di questo museo, che è un museo infamante, perché Cesare Lombroso, detto Cesare, Marco Ezechia, detto Cesare Lombroso, non è stato mai riconosciuto né come scienziato né come nient'altro, ecco, anche ai suoi tempi. Poi comunque ne approfondiremo Parleremo anche di questo, nel contesto. sicuramente. Sì, nel contesto di quell'epoca e quali sono le sue idee, che sono comunque hanno un fondamento razzista nei confronti dei meridionali. Comunque, a parte questo, ora facciamo un passo indietro e poi magari ci salutiamo. Certo. Vorrei poter leggere questo piccolo passo che, grazie al poeta dei poeti, come abbiamo detto, Gabriele D'Annunzio, scusate se ditemi se Due è viaggi in meglio. Sardegna, sì, si vede. Gabriele D'Annunzio, Cesare Pascarelli, Edoardo Scarpoglio. Ok, Si vede bene. bene. Allora, vorrei leggervi di come tantissimi, noi abbiamo trovato tantissimi domiciliati coatti inviati in Sardegna. A un certo punto dovettero anche smettere, perché dice basta, non ce la fanno più, non hanno più ricezione per questi coatti. E la condizione di quelli che furono mandati a lavorare in miniere era questa. E qui c'è la descrizione di Masua in modo particolare. È una conca di montagne erte e frastagliate. A destra tutte rocce, a sinistra tutta boscaglia. Il minerale giallastro ne copre qua e là le falde, qua e là arrampicate sul verde delle capanne dei minatori sembrano mucchi di concime, tane di belve, confuse coi massi che sembrano gruppi di stalagmiti enormi. All'alba, fra quei coni di frasche e di fango, c'è un brulicare umano. Escono quasi carponi dalle strette aperture, come eschimesi di sotto al ghiaccio. Sono uomini pieni di cenci e di sudiciume, dal viso terreo, con gli occhi arrossati nel tormento della polvere, con i capelli incolti. Sono donne macilenti,
flosce, quasi istupidite dall'incubo di quella oscurità domestica pregna di miasmi, dalla caldura soffocante di tutta una notte. Sono bimbi rachitici, col viso per lo più chiazzato di croste, con gli stinchi fiacchi, senza un lampo ilare nella pupilla, senza uno strillo di gioia in bocca, senza un impeto libero in cuore. Ma non poteva esserci descrizione migliore. Sì, il giornalista D'Annunzio ha fatto una fotografia in questo caso, e la descrizione di questi bambini con gli occhi spenti che non ridono e non corrono, perché abitano in una situazione insieme ai loro parenti, genitori, insalubre, pericolosa, dannosa per la salute e per il morale. Si parla di persone instupidite dal lavoro. Il lavoro non dovrebbe mai compromettere la salute. Questa è veramente una cosa molto triste che grazie a Loreto abbiamo potuto ascoltare dalla penna. Devo ringraziare Loreto perché ho scoperto stasera un D'Annunzio assolutamente inedito per me, cioè che oltre grande poeta anche un grande giornalista, perché come hai detto tu ha dato una foto veramente incredibile, cioè proprio precisa di quella che è la sua situazione. Davvero grandiosa questa descrizione. Prego, a voi a concludere. Allora, io dicevo, questa volta abbiamo rispettato quasi la tempistica che ci eravamo dati. Sì. Mi sembra che la canna al fuoco anche questa volta sia stata tanta, interessante. Ai lettori, agli spettatori, agli ascoltatori, il compito di trarne le loro conclusioni e fare domande o commenti. Come abbiamo visto, Loreto è disposto a radunare le varie richieste per poi in diretta la prossima volta, che potrebbe essere appunto sempre in martedì alle 21:30, con queste tematiche. Adesso non sappiamo se parleremo appunto del No Lombroso, che è un caso particolare, perché la pietà umana di seppellire questi resti, che ormai diciamo è il caso che raggiungano le terre degli avi e siano degnamente sepolti, penso che non ci si possa, nessuno possa essere contrario, o comunque è veramente venuta l'ora, oppure altri argomenti non lo sappiamo, perché il nostro ciclo di conferenze appunto andrà avanti. Poi magari faremo una pausa per poi cominciare con un secondo ciclo più organico, più organizzato, dove potranno intervenire appunto anche altre persone che si occupano di queste tematiche e creare nuovi spunti, nuovi contatti. A te, Ubaldo, la chiusura. Sì, io, guarda, vi ringrazio caldamente per questa esperienza che sto facendo, che è meravigliosa, perché io non ho visto nemmeno in nessuna TV dibattere il Risorgimento come con voi due, perché è davvero fantastico. Quindi io mi auguro anch'io che Alvise, che qualcun altro possa intervenire, a dare il contributo a rendere questi video ancora più interessanti, perché come detto prima l'italiano ha urgente bisogno di ritrovarsi, di capire, e poi anche in riferimento a quella vergogna che è il Museo di Lombroso, credo che ridare i resti di quei poveri disgraziati e portare a seppellire dove è il loro luogo d'origine, quantomeno insomma, in certi posti dove è la loro origine, sarebbe anche un atto di pacificazione, perché l'italiano ha bisogno anche di questo. La pacificazione può venire soltanto nel dire i fatti storici, come sono effettivamente avvenuti, e non interpretarli per giustificare il regime di oggi. Perché questo non è storia, la storia è dire le cose come stanno, come sono state, punto. No, perché quando si parla del 5 aprile e senti certi tromboni parlare di storia condivisa, poi va a vedere... Sì, prego. Ah, sulla tua affermazione, posso introdurre una domanda? Sì. Perché? È semplice. Perché non si vuole raccontare la verità storica e ci si tutela dietro alle menzogne
dopo 155 anni. Guarda, qui quest'anno, qui in Toscana, a Firenze, si celebra i 150 anni della Firenze capitale. Ma Firenze, insieme a Torino, si dividono l'ignominia della deportazione. Attenzione, Esatto. Come vede, l'ignominia della deportazione. L'ignominia. No, non l'ho detto prima. Esatto, ho detto prima. Questo è veramente grave perché le autorità. Ma hai ragione. Le autorità. Esatto, io ti dico che hai ragione. Personaggi, scusami, invitano personaggi che tra l'altro passano per essere degli esperti e storici del Risorgimento. Addirittura invitano alcuni che il tema è Firenze, la Atene d'Italia. Cosa? Scusate. Lo so, ma purtroppo... Chiediamoci il perché. Allora io vorrei chiudere invece, chiediamoci il perché non si dice la verità. Chiediamoci. Io invece vorrei chiudere il mio intervento di questa sera con due considerazioni. La prima è che, come dice Alvise, la restituzione dei resti umani non è solamente un dovere che abbiamo noi umani nei confronti di noi stessi, dell'uomo, non è solo quello. È scritto anche nel codice ICOM che l'Italia, con solito gioco delle tre carte, accetta una convenzione internazionale, ma però poi la viola. È un gioco delle tre carte, è terribile. Guardate, vi faccio vedere un documento che non riguarda solo il Lombroso. E questo lo trovate in rete, è un documento sulla questione della richiesta del governo australiano che di resti fatti alla sezione antropologica ed etnologica del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. Loro chiedono indietro i resti impropriamente acquisiti da questi musei, da questo museo, perché è una palese violazione delle usanze degli aborigeni, quindi un rispetto della cultura. Giusto, e questo è un atto civilissimo del governo australiano. Fallo vedere. È un documento che è in rete, eh? Benissimo. Ma questo, insomma, devo dire che questo è un fatto che dovrebbe essere diffuso a pie mani, e invece purtroppo i giornali non ne parlano come al solito. Ti ringrazio. È una questione spinosa perché stratificata. L'ultima. Allora, in questo caso, hanno nominato una commissione, invece di restituire i resti e obbedire a quell'articolo 4.2 della convenzione ICOM, credo sia 4.2, poi ne discuteremo e lo leggeremo insieme. Invece di obbedire, cosa fanno? Fanno una commissione, e chi nominano? Se stessi, compreso un... Scusate, qui dentro, quello che dichiara questo documento, non c'è traccia di un esperto di diritto internazionale. Stiamo parlando di rapporti con l'Australia, non c'è traccia, si nominano se stessi e lo vedremo. E tra l'altro c'è anche un membro del museo non Lombroso. Va bene, allora sono questioni delicate perché si parla appunto di pietà, si parla di stratificazioni museografiche e storico-archeologiche che possono avere delle loro complicanze. Ma con la buona volontà tutto si può, risolvere. Si deve fare, certo. In questo caso si deve fare, perché capisco che non verranno mai restituiti i marmi del Partenone alla Grecia, dall'Inghilterra, perché sennò l'Italia dovrebbe avere restituito tutto, da tutti i musei del mondo. Però per questi casi specifici, forse appunto dovremo invocare l'umanità.
e decidere questi reperti. Ecco. Bene, allora anche oggi abbiamo sforato, ma ne vale la pena, siamo arrivati a un'ora. Ubaldo, ci vediamo allora. E Loreto, martedì prossimo, sempre verso le 21:30. Posso una pillola finale? La pillola finale. Forza, chiudiamo. Eccola. E non è a fuoco, ecco, sì, è stata a fuoco per un secondo. Sì. Vai proprio, mettila a fuoco, vai più indietro per favore, un po' più indietro. Atti ufficiali, più avanti. Ecco, atti ufficiali estratti dal giornale ufficiale di Napoli. Sì, è un regio decreto dove si nomina Luigi Settembrini a direttore generale dei lavori pubblici. Ah, ecco, hai capito. Scusate, ma da oggi in poi possiamo fare che alla fine diamo la pillola finale? Ne ho tantissime. Bravissimo, diamo la pillola finale. Questa è una, siccome le puntate ne faremo, quindi è voglia di pillole finali. Va bene, tutto il ricettario, va bene, buonanotte allora, buonanotte, ci vediamo. Grazie. Arrivederci.